Buongiorno a tutti, ben ritrovati o bentrovati, se siete nuovi qui io vi ricordo sempre chi sono, mi presento, sono Nicole, sono un'insegnante di numerologia esoterica e in questi brevi video settimanali diamo un'occhiata a quella che sarà l'energia dei 7 giorni che stiamo andando a incontrare a brevissimo. È un calcolo che riusciamo a fare attraverso la numerologia, quindi vediamo che la numerologia ci dà un'indicazione sul numero che porta una specifica energia e che appunto incontreremo nei prossimi giorni. Però, per quanto riguarda poi quello che è l'I Ching, quindi altre discipline, o l'aura soma, che è un sistema del colore che ci aiuta a comprendere il significato di quello che accade, oppure il Tao, che è una lettura che ci supporta tantissimo, riusciamo insomma a dare una visione un pochino più olistica, quindi più completa, con più punti di vista, più prospettive. Bene, Cominciamo a guardare un pochino l'energia. Quindi siamo in avvicinamento alla settimana 54-9. Questa settimana, questa energia, pardon, di questo numero, è un pochino una continuazione di quello che era l'energia del 49. Se ricordate, avevamo parlato un pochino di questo 49, in super breve, è un po' la morte della mia volontà come ego per assecondare invece la volontà superiore. 49, quindi il 9 è una volontà di una saggezza in realtà, quindi una grande consapevolezza portata nel 4, quindi nella materia, nella vita veramente pratica. Insomma, c'è stata già una trasformazione e quindi cosa accade nel 54? Che potremmo chiederci se siamo ancora vivi o siamo morti, cioè siamo un pochino storditi forse a un livello perché non sappiamo più bene dove siamo, dove ci troviamo. Questa energia, quindi anche il chiederci se siamo vivi o morti, dove ci può portare? La esagero, però è per capirci. Ci può portare a questa energia che nella cinquantina cade sulla spiegazione logica dell'intelletto. E questo cosa significa? Quindi cercare di tornare a trovare, a cercare delle risposte intellettuali, appunto, quindi logiche. E di conseguenza questo ci può portare alla sensazione di non sapere mai abbastanza e quindi continuare a procrastinare quella che può essere invece una grande capacità di ricevere, considerate il 54 diventa un 9, quindi sempre questo numero di grande saggezza che ha completato il suo cammino, il suo percorso, per cui sa, ha un grande contatto con l'anima. Il punto qui è che finché cercheremo un rifugio e una risposta attraverso l'intelletto, tenderemo a continuare a rimandare, a procrastinare appunto questa capacità di contattare l'anima e di portare e condividere una grandissima saggezza che è qui c'è. Quindi il punto è che la mente, intesa come mente diamante, quella mente diamante la chiama così il Buddha, è la mente chiara, quella che è ricettiva, che riesce ad accogliere e ricevere messaggi dell'anima, dello spirito, della vita, per cui c'è una grandissima capacità di connessione con la vita. E questo ci porta a essere completamente quindi guidati dall'anima. Questo passaggio è molto prezioso per noi. Nel momento in cui dovessimo chiederci se siamo guidati dall'anima o piuttosto dall'intelletto, la chiave è smettere di chiederselo, smettere di domandarci, smettere di cercare di trovare una risposta, perché il punto è che finché cerchiamo una soluzione saremo separati da quell'energia. Quando invece siamo in un atteggiamento di accoglienza, vediamo che siamo guidati, lo sentiamo, una cosa che si sente profondamente. E quindi in realtà il 54-9 è anche detto un grandissimo insegnante nel momento in cui è in contatto con l'anima, smette di dubitare, smette di mettere in discussione, smette di credere di dover capire, studiare, imparare sempre di più. Non è sbagliato studiare, non è sbagliato imparare. Il punto è con che atteggiamento lo facciamo. Se tutta la nostra attenzione è proiettata verso l'esterno, verso capire qualcosa in più, allora insomma diventa veramente difficile ricevere i messaggi. Invece, quando riusciamo a farlo, qui c'è la grande energia dell'insegnante, perché in realtà il vero insegnante è colui che capisce che i suoi insegnamenti non arrivano da lui, ma da un'energia più alta, più consapevole. È lì che veramente siamo gli insegnanti e non sto parlando di un ruolo, quindi nel mio caso magari anche sì, potrei imparare a farlo ancora meglio se riuscissi veramente ad attivare questa energia quando insegno, ma qua si parla di capacità di insegnare. Intesa come condivisione di saggezza, cioè lo possiamo fare tutti in tutte le relazioni, quindi nel quotidiano, in qualsiasi momento. Ed ecco che entriamo nella relazione. La numerologia, come vedete, non ne parla più di tanto, fa più una
osservazione relativa alla nostra relazione con la nostra mente o intelletto. Quindi ricordate che io quando parlo di intelletto parlo di logica, di emisfero sinistro principalmente, che è quello che utilizziamo di più. Quando parlo di mente chiara, quindi quella mente superiore, ricettiva. Quindi cercherò di essere sempre attenta a utilizzare questi due termini con questi significati e queste accezioni. Per cui la relazione la vediamo principalmente sì in questo atteggiamento interiore e solo nel momento in cui riusciamo ad accogliere l'energia più matura di questo numero, ecco che diventiamo gli insegnanti ed ecco che la relazione è estremamente importante e significativa, nonché riconosciuta anche in questo numero. I Ching, la fanciulla che si sposa. È il nome di questo I Ching, per la cronaca, non sto impazzendo. Allora, questo nome viene dato perché si dà un'immagine di questa fanciulla che si sta sposando, però con un desiderio. Desiderio egoico, ovviamente. Il desiderio tende a rafforzare e a potenziare il male. Ora, è una traduzione dall'inglese all'italiano. Sfrutterò la lavagna un secondo perché lo possiamo vedere chiaramente. Allora, male in italiano lo traduciamo così dalla parola evil, che è semplicemente la scritta live, che vuol dire vivere, sì. Cioè che la parola evil scritta al contrario significa live, che è vita, quindi evil sarebbe l'opposto di vivere, la non vita intesa come non fluire con la vita, non seguire le energie che la vita ci porta, verso le quali la vita ci spinge. Quindi evil è semplicemente l'opposto di live, non è male, è il male qui inteso come non vita, che è molto differente. Ora, che cosa ci dice l'ICI? Questo esagramma, la relazione appunto è estremamente importante, quindi quello che andiamo ad osservare qui è prima di tutto che è possibile che ci troviamo in una relazione con i nostri desideri, bisogni, ma più che altro qui ci dà un esempio di quando non ci sentiamo veramente considerati, è come se le persone non ci ascoltassero veramente, per cui facciamo fatica a trovare una soluzione a questo che percepiamo come un problema. Ora, l'I Ching ci dà tre possibili soluzioni. La prima è quella di lasciare che le cose si risolvano, per cui in questo modo ci affidiamo e ci fidiamo della vita. E di conseguenza rafforziamo la nostra indipendenza interiore, e qui parla anche dell'autostima, che comunque è molto importante, non un'autostima legata all'ego, ma a chi siamo noi veramente. Quindi lasciare che la vita trasformi e risolva le cose sarebbe la condizione ottimale. L'altra possibilità invece è quella di forzare la questione, cercare di trovare noi una soluzione, e questo può portare o a un fallimento e basta, o eventualmente sì a una soluzione ma temporanea, quindi se non è durevole, se è una vittoria superficiale, in realtà non andremo tanto lontano, magari otteniamo quello che Li Ching chiama conformismo, cioè sì, qualcosa di simile a quello che tutti pensano essere la cosa migliore, ma in realtà non ci permette veramente di ascoltarci, per cui non c'è un cambiamento inteso come avvicinare la situazione esterna a quello che il nostro cuore vuole, per cui ci troveremo a disagio esattamente come prima. E l'ultima soluzione che propone è quella di abbandonare il problema, che non è sempre sbagliato, nel senso che a volte anche distaccarci dalle situazioni può essere una soluzione momentanea, però considerato che il 54 ci dice nella numerologia che tendiamo a procrastinare e l'I Ching qui ci dice che in realtà noi abbiamo l'opportunità di imparare, cioè in queste situazioni sì, si può lasciar perdere il problema, magari rimandare o seguirlo in un altro momento, ma non è questo il caso. Con questa energia sarebbe proprio importante cogliere l'opportunità che che la vita ci sta dando per riuscire a rafforzare e imparare a stare in particolare nelle relazioni. Quindi qui c'è molto di questo aspetto che è estremamente importante, per cui fondamentalmente se non si era capito la soluzione migliore è la prima, cioè lasciare che le cose si risolvano in modo naturale e osservare, essere ricettivi, avere una grande fiducia nella vita. Per cui il punto qui è che questo desiderio, se è presente in noi, le altre persone che noi consapevolizziamo o meno e che loro siano consapevoli o meno, loro se ne accorgono, si sente quando noi abbiamo un bisogno egoico, un desiderio egoico, e di conseguenza le altre persone nel sentirlo lo sfruttano, nel senso che poi la relazione si comincia a ruotare intorno al nostro desiderio, al nostro bisogno. Lo sfruttano, cosa vuol dire? Che tu hai bisogno di qualcosa. Funziona così, è proprio una questione di energie nelle relazioni. Se io ho bisogno di qualcosa, trovo una persona che o mi soddisfa il bisogno, ma in realtà sul momento poi mi accorgo che non è quello di cui avevo veramente bisogno, oppure ho questo desiderio e la persona non me lo concede, quindi continuo a rincorrerlo. La
in questo caso la persona dall'altra parte sfrutta la nostra energia perché ottiene attenzioni, tutto quello che può essere legato a un bisogno nostro di soddisfare questo desiderio, per cui chiaramente non è funzionale. E il seme, diciamo, di questo desiderio, quindi da dove parte? Prima di tutto dal dubitare di avere un'influenza sulle situazioni. Ora, questo può sembrare in opposizione a quello che abbiamo detto prima, cioè sento di non essere in grado di influenzare, in realtà è positivo perché dovrei lasciare che le cose vadano, ma il punto è questo, che quando io lascio che le cose si risolvano, mi affido alla vita, la mia energia, la mia indipendenza, come la chiama Li Ching, interiore, diventerà quella che influenza le situazioni fuori, perché nella relazione la persona che è dall'altra parte percepirà la mia forza, la mia centratura, la mia indipendenza interiore e di conseguenza si comporterà in modo differente, non mi creerà più quel giochino del io inseguo, lui scappa e viceversa. È proprio un'energia che cambia, per cui dubitare di avere un'influenza ci fa preoccupare e cominciare a cercare soluzioni egoiche, gran classico, quindi è importante non dubitare. Possiamo anche temere che le cose in realtà non si risolvano correttamente, quindi anche qui temere che non vadano come vorremmo ci fa preoccupare, ci fa oddio no, aspetta, devo trovare io una soluzione anche qua. E l'ultimo aspetto che può muovere questo, far nascere questo seme del desiderio è legato al bisogno di essere visti o essere compresi, capiti. Però essere compresi, capiti, a parte che è un bisogno di nuovo fondamentalmente egoico, perché se noi sentiamo di essere sulla via corretta, in un ascolto interiore non abbiamo bisogno che gli altri capiscano. Una cosa che ci chiede Li Ching di fare è anche di prestare attenzione a come gli altri si comportano con noi, nel senso che fondamentalmente ci fa chiedere se vale la pena di preoccuparsene e di insistere, di trovare una modalità per convincere o essere capiti. Ci sono relazioni in cui è preziosa, prezioso mantenere il contatto perché ci arricchisce, perché sentiamo che stiamo bene. Ci sono situazioni in cui in realtà gli altri magari sentiamo che non sono così sensibili a noi, in realtà sono chiusi, sono circospetti o approfittano, per cui in realtà lì forse varrebbe la pena di lasciare andare, perché altrimenti si entra nel gioco che Li Ching chiama re della collina. Vinco io, sono più forte, il mio desiderio, devo ottenere l'orgoglio, se non ottengo fallisco, allora l'orgoglio ancora di più, no, ma allora ce la devo fare. Tutti questi giochi qua veramente ci incastrano in relazioni assolutamente disfunzionali e ci tolgono tante energie che potremmo utilizzare in modo tanto più sano per noi, per cui è importante chiederci anche appunto dall'altra parte come si muovono le cose, che tipo di atteggiamento c'è dall'altra parte, perché anche quando gli altri magari ci fanno dubitare di noi stessi, perché ci mettono in una condizione di giochini di questo tipo, in realtà il rischio è di perderci completamente, o dall'altra la chiave sarebbe rimanere neutrali, rimanere perseveranti sul nostro ascolto interiore, questa sarebbe la grande chiave. E, per cui anche l'essere capiti, compresi, non è più così importante se siamo neutrali, se siamo capiti è perché vibriamo la stessa energia con le persone che abbiamo intorno, se non lo siamo non c'è un contatto così vero in questo momento, non abbiamo la stessa vibrazione, non fa niente, non è così importante, magari vibreremo più avanti, magari su altre cose riusciamo a essere vicini e contattarci, avere una sensibilità reciproca, diversamente forse vale la pena di essere neutrali, come dice Li Ching, distaccati. Il desiderio è un attaccamento, è un bisogno, appunto, è quello che va lasciato andare. Chiaro che per farlo va anche riconosciuto, quindi dovremmo essere attenti, particolarmente attenti in questi giorni a vedere che cosa desideriamo nelle relazioni, per noi e per gli altri, perché a volte anche quando crediamo di volere il bene di qualcun altro è un nostro bisogno, la persona non ha bisogno del nostro sapere come starebbe bene, ognuno sta vivendo esattamente quello che deve vivere e anche questo va riconosciuto, è molto importante. Poi per quanto riguarda questo volere, in realtà da una parte c'è il rischiare di volere qualcosa per sé, ma nel senso che possiamo cadere in questa energia nel cercare di ottenere cose che in realtà sono estremamente irraggiungibili, per cui arriveremo sicuramente a un fallimento e l'alternativa è desiderare per gli altri, perché qui appunto il fallimento porta l'orgoglio a gonfiarsi, l'ego a dire no, allora aspetta che ci penso io, e tra l'altro un gioco che tende a fare l'ego è quello di raccontarci che ci vuole aiutare in un momento di trasformazione, allora ci visualizziamo come il cavaliere con l'armatura scintillante che deve fare chissà quali fatiche pazzesche per riuscire a ad ottenere questa grande trasformazione. No, con calma, cioè stiamo con quello che c'è ora, rimaniamo indipendenti, rimaniamo neutrali, ascoltiamoci profondamente,
un momento adesso per adesso, tra 5 minuti pensiamo a tra 5 minuti. Chiaro che non è semplice non programmare, ma l'ascolto di sé va fatto in ogni istante, perché in ogni momento cambiamo dentro di noi, e riconoscere questi passaggi è quello che ci può guidare veramente nell'avere gli atteggiamenti più corretti verso noi stessi e di conseguenza nella relazione. Quindi, in tutto questo, la relazione più sana che Li Ching ci dice che potremmo avere è quella che costruiamo col tempo, quindi darci tempo, lasciare che le relazioni maturino, e più che altro che per renderle durevoli e armoniose è importante che siano fondate su dei valori saldi, corretti, nel senso che sono quelli che noi sentiamo veramente. Questa è la chiave, ci vuole pazienza, ci vuole tempo. Per cui anche per le relazioni, come per qualsiasi cosa nella vita, è importante che noi ci diamo tempo. La nostra fretta di essere capiti ora, la nostra fretta che le persone facciano quello che facciamo noi, vederle che stanno a stare bene per come è la nostra idea di come dovrebbero stare bene. Molliamo tutta questa roba qui, perché veramente ci consuma. Ed ecco che entriamo nell'Aura Soma. Questa bottiglia 54 di Seraphis Bay è abbastanza particolare, quindi vedete che è completamente trasparente. Vedete la mia faccia dietro? Quindi chiaro su chiaro. Abbiamo già parlato del chiaro, perché abbiamo visto, poi abbiamo detto che le bottiglie dei maestri hanno tutti i colori chiari, quindi con del chiaro trasparente dentro, che è luce a un livello. Ma che cosa vuol dire? In realtà con questa bottiglia la purificazione che il chiaro ci dà ci viene concessa a tutti i livelli, lasciare andare schemi del passato. Tutto questo possiamo vederlo qui e trascenderlo. Chiaro che questo vuol dire che viene amplificato, quindi molto spesso questa bottiglia viene associata a una parte di sofferenza. Perché? Perché l'essere umano, quando è che soffre? Quando non riesce ad accettare il passaggio e il cambiamento, quindi sta tutto al nostro atteggiamento. Dall'altra parte, è anche detto, Vicky Wall, fondatrice del sistema Aura Soma, ci chiamava noi 54, quindi tutti, la prossima settimana, i guerrieri dell'arcobaleno. Perché? Perché in realtà c'è l'opportunità di riconoscere tutti i colori in noi. Pensiamo anche ai chakra, ogni chakra è associato un colore, quindi riallineare tutti i chakra, riallinearci con tutte queste energie e ascoltarle profondamente. Quindi questo è un grandissimo passaggio. E una cosa fondamentale da ricordarci è che quando viviamo queste trasformazioni e vediamo cose del passato che ci hanno portato a dove siamo, e magari a soffrire in questo specifico momento in cui le stiamo vedendo, perché non siamo pronti a lasciarle andare, perché crediamo di lasciare andare noi stessi, tutto questo in realtà può essere fatto fluendo un pochino meglio, con portando un grandissimo amore. E Seraphis Bay è di supporto utilizzarlo con la quintessenza di Lady Nada, che era, se ricordate, la 52 come energia nell'Aura Soma. Perché? Perché è amore incondizionato. Quello che è importante qui è che per riuscire a passare momenti di difficoltà, di sofferenza, se vogliamo definirla in questo modo, perché in effetti la viviamo così, a volte, cioè questa bottiglia è anche associata alle lacrime non piante, che è un po' melodrammatico secondo me, però il senso è giunto il momento di lasciare andare, di pulire, di purificare. Federica è un tesoro, volevo dire, che è stupenda, che lavora con noi, che fa l'amministrazione, ma che in realtà sa tantissimo di Aura Soma, e quando può, quando mi preparo le dirette, mi dà due dritte e dice: guarda, mi arriva questa cosa, mi arriva quest'altra, e mi ha fatto notare che martedì è la giornata dedicata alla Madonna, per cui in realtà l'energia della madre che accoglie con amore incondizionato è presente e ci supporterà. Quindi, al di là del fatto che Seraphis Bay, questa bottiglia, la si utilizza principalmente combinata alla quintessenza di Lady Nada, quindi 52, amore incondizionato, lo abbiamo, cioè la vita ci fa vivere questa settimana con il supporto di quell'energia, ed è bellissimo secondo me osservare questo, perché è l'unico modo per riuscire a lasciare andare situazioni che ci hanno fatto stare male, che ci fanno stare male ora, cioè è portare amore incondizionato, riconoscere che qualunque cosa sia successa era funzionale, ma è giunto il momento che vada, e quindi lasciarla andare con amore, con dolcezza, né con rabbia, perché anche questo non è funzionale, né con l'amarezza, semplicemente pulire, ringraziare anche quello schema mentale, perché ci ha fatto arrivare qui, ci ha permesso di crescere e di essere pronti oggi a fare un passaggio di consapevolezza. Cioè tutte le strutture, schemi mentali, karma, che ci portano qui e ora, sono stati utili fino a questo momento, quindi non vanno odiati perché adesso ci fanno stare male, vanno semplicemente accolti, ringraziati di cuore
lasciati andare. Per cui è questo il tipo di atteggiamento e ho trovato bellissima questa osservazione di Federica che ci tenevo a condividere come sua, insomma, perché comunque considerate che l'apporto a queste dirette è sempre un po' di squadra, che sia Cristiana che mi dà qualche dritta, magari qualche extra informazione, o Federica che lo fa, o Clara quando c'è, o insomma veramente mio papà quando mi porta il cuore. Insomma, trovo che questa sia l'energia che più può essere di supporto per tutti e quindi volevo un pochino riportarla. Ora andrei con la lettura del Tao 54. Chi ha le proprie fondamenta nel Tao non verrà sradicato. Chi si tiene stretto al Tao non scivolerà via. I discendenti onorano perennemente gli antenati. Coltivate in voi stessi, la virtù si realizza. Coltivata in famiglia, la virtù trabocca. Coltivata nella comunità, la virtù aumenta. Coltivata nello Stato, la virtù abbonda. Il Tao è dovunque, tutto diventa il Tao. Per vederlo veramente, guardatelo così com'è. In una persona, vedetelo come una persona. In una famiglia, vedetelo come una famiglia. In una nazione, vedetelo come una nazione. Nel mondo intero, vedetelo come il mondo intero. Come so che questo è vero? Guardando dentro me stesso. È bellissimo secondo me. Quindi vi ringrazio di cuore, vi abbraccio, vi ringrazio per la pazienza, per essere qui con me in ogni occasione, anche se magari la qualità appunto non è eccezionale, e vi auguro un weekend stupendo. Poi ci vediamo la prossima settimana, se avete piacere di dirmi come va, come state man mano che si evolvono le cose, mi fa tanto piacere. Se a volte ci metto tanto a rispondere vi chiedo scusa, ma è proprio questione di avere tante cose da fare, ma vi guardo e mi fa veramente piacere leggere le vostre condivisioni, quindi sappiate che veramente ci sono. Vi abbraccio ancora e a presto.